Ma secondo te, scusa, nella società e cultura attuale c'è la possibilità che le sostanze possano diventare uno strumento di liberazione o mai e comunque, nella tua visione alla fine? Ma penso che la società attuale abbia sviluppato altre metodologie, cioè abbia abbandonato da una parte usi tradizionali delle sostanze. Certo, c'è di base che ha cancellato l'esperienza visionaria, cioè l'ha trasferita in un grande circo. L'esperienza visionaria è diventata un circo, è diventata un modo per intrattenere. Per cui, se pensiamo che cosa erano nella cultura vedica, che cosa erano nella cultura buddista, l'uso delle immagini, per cui le persone sono preparate a affrontare l'immagine, a affrontare la visione. Oggi come oggi tutti passano ore e ore al computer, tutti parlano di realtà virtuale, tutti quanti hanno fatto esperienza con le sostanze, chi più chi meno, ma in realtà non ha la possibilità di leggere queste cose. Se studiamo appunto le vecchie culture che usavano questo tipo di approccio, per cui usando le immagini per accompagnare questo tipo di esperienza, vediamo che questa cosa era ben presente, dai misteri, le usini, poi dalle tanche tibetane o alle cattedrali, alle vetrate, eccetera, eccetera. Cioè la gente sapeva benissimo che cosa vedeva, sapeva benissimo che cosa andava incontro. Oggi come oggi l'uso di sostanze avrebbe e ha senso liberatorio se appunto fosse accompagnato da un tipo di evento anti-economico da una parte e autoritario dall'altro. Se no diventa parte integrante dell'intrattenimento. Cioè il cinema, i videogiochi, eccetera, eccetera, tutto può darci questo tipo di esperienza, no? Tutto può sprofondarci. C'è stata una grande scuola negli anni appunto 80 e 90 con Lanier, che appunto diceva che l'uso della realtà virtuale in realtà rendeva obsoleta l'uso delle sostanze. Lo stesso René Mirzola, citato prima da Gilberto, era uno di quelli che diceva: fantastico, gli sciamani non hanno più bisogno di usare i funghi, possono tranquillamente affrontare il gollo magico attraverso la maschera, attraverso i guanti virtuali. Anche Timothy Leary dice una stessa cosa. Esatto, però ovviamente è diventato un circo, è diventato un videogioco. E quando prendi questa cosa con Albert Hoffman, lui disse: è una assoluta bestialità, perché il videogioco, in realtà virtuale, non mette assolutamente in discussione l'ego. Le sostanze psicoattive mettono subito in discussione l'ego, non c'è nessun tipo di consapevolezza oceanica di appartenenza al resto del pianeta, al resto degli esseri viventi, coi videogiochi. Solo le sostanze psicoattive possono darsi questo stesso senso di empatia con il mondo. Il videogioco ti chiude in te stesso. Per cui quando Elie Mirzola ebbe un po' questa discussione tra le vecchie scuole psichedeliche, che riteneva appunto che mettere in discussione il potere, per cui anche l'ego, mettere in discussione la strutturazione di ogni singola persona e di permettere di unirsi a una realtà più ampia, una realtà tribale, come viene un po' dichiarata in maniera un po' abbastanza bizzarra negli anni 60, per cui tribale vuol dire qualcosa di legato un po' alla storia, certo più parte della condizione quotidiana. Vuol dire esattamente questo, cioè rendere possibile il fatto che uno si rendesse conto di far parte di un'entità più grande. La grande esperienza psichedelica, tra virgolette, liberatoria fa parte di questo, cioè rendere tutti quanti coscienti del fatto che noi non siamo soli, che la terra, che le forme di vita, tutto quanto dipende anche da noi. Noi non siamo un unicum, non siamo qualcosa che viene fuori un'esperienza esterna, siamo ben parte di questo oceano, siamo una goccia dell'oceano. Questa cosa Hoffman l'aveva ben chiara quando lui per primo diceva che e Huxley con lui, Huxley è uno dei primi a essere in qualche modo interpellato da Hoffman, perché Hoffman era uno scienziato, un grande alchimista, però aveva una mente da scienziato. Non a caso ha chiamato Huxley tra i primi a provare le sostanze. Diceva: uno scrittore, un artista può capire meglio di uno scienziato cosa vuole dire processo creativo. La creatività non fa parte di una persona, fa parte di una società. Huxley diceva che esattamente dobbiamo comportarci in questa esperienza come persone che devono essere responsabili non solo di se stessi ma di quello che succede attorno. Per cui questo, diciamo, è
è ancora qualcosa di attuale, di vivo e di assolutamente pregnante. Sino a quando ho compiuto 100 e passa anni, Hoffman questa cosa l'ha ben presente. Io non vedo una connessione, io non vedo una connessione così diversa, cioè così forte, volevo dire, tra controllo sociale e attraverso l'utilizzo delle sostanze. Cioè non mi sorprende che il potere faccia degli esperimenti con le sostanze per controllare la società. Controllare le coscienze delle persone ti permette di renderle più malleabili, di lasciarle in un mondo, no? Che anche in questo momento noi siamo in uno stato condiviso in qualche modo, certo, di coscienza. E l'ha sempre fatto il potere, fin dall'inizio, anche sul controllo dell'attività sessuale, il controllo del cibo, il periodo di digiuno, quando dormi, quando lavori, adesso con la TV e il consumismo. Quindi tutti gli elementi, cioè il potere quando può per controllare le masse utilizza, diciamo, metodi per controllarne lo stato di coscienza, e poi ne possiamo parlare in mille modi, farli sentire in colpa se lo stato di coscienza non è quello in cui sono, eccetera. E non ci vedo una connessione così forte neanche tra cultura occidentale e quella orientale, perché anche in Oriente, anche nel buddismo, pur rifiutando l'utilizzo di alcune sostanze, ci sono delle pratiche che sono di fatto di controllo sociale per certi versi e sono belli inquadrati anche per quello. Quindi è vero che il buddismo è ok, una religione che non è costrittiva come il cattolicesimo, che è forse una delle peggiori in assoluto a livello di rottura di coglioni, però anche lì non c'è un superamento in questo senso. Anche la meditazione può essere utilizzata a scopo liberatorio oppure a scopo di controllo sociale, come l'ipnosi, o come tu citavi prima Crowley, che non mi risulta, cioè può darsi che utilizzasse le sostanze anche con fine di controllo sociale nel momento in cui aveva bisogno di avere addetti in determinate condizioni. In realtà però tutto il suo lavoro sull'utilizzo delle sostanze era diverso, era raggiungere stati di coscienza alterati per poi poter controllare in qualche modo la propria vita, ma insomma lì ne possiamo parlare, lì si apre un altro argomento. Io non ci vedo così tanto questa connessione, e ritengo invece che sostanze psicotrope molto molto forti, che quindi alterino la tua coscienza in maniera molto caotica, come la psilocibina o l'LSD, eccetera, eccetera, sono anche difficilmente controllabili, molto difficilmente controllabili dal potere. Gli esperimenti che ho visto io, almeno su YouTube, rispetto a dare l'LSD o DMT, eccetera, ai militari, il risultato era che questi qui si arrampicano sulla pianta, si abbracciano e insomma non diventano dei killer. Infatti sono anche ricerche che sono state grosso modo abbandonate, almeno sulla semplicità con cui erano state imposte all'inizio. Quindi io vedo invece, rispetto all'utilizzo in una società omologata, qualsiasi essa sia, anche in una società in cui tutti si fanno le canne, se non ti fai le canne, ah cazzo, non sei sballato, non va bene, anche lì dopo è rivoluzionario non farmi la canna, essere in uno stato diverso di coscienza, perché io sono lucido e presente, magari a differenza di altri che in quel momento lì non lo sono, e si riproducono le stesse cose. Quindi cioè la vedo molto più sul personale, l'utilizzo delle sostanze, di tutte le cose che mi alterano la coscienza, anche la preghiera, che poi adesso noi la critichiamo in ogni modo perché abbiamo 2000 anni di cristianesimo che ci ha asciugato, però di fatto può essere utilizzata, se la tiri fuori dal contesto cattolico, lo puoi utilizzare per essere preso meglio rispetto alla vita. Se tu parti ogni mattina dicendo che il mondo fa schifo, probabilmente sarà quello l'effetto, no? Quindi, dicevo, per riassumere il mio punto di vista, è che in una società omologa qualsiasi forte strumento che permetta di rompere questa condivisione reciproca dello stato di coscienza accettato è rivoluzionaria. Che poi ti porti in una società migliore o peggiore, quello non dobbiamo parlare, perché rivoluzionare vuol dire cambiare qualcosa radicalmente. Non ha necessariamente un'accezione positiva, per cui una rivoluzione è un progresso, che cazzo ne so. No, forse mi sono spiegato bene. Cioè, io ho solo tratteggiare due tipi di esperienze. Una, che le sostanze servono come coesione sociale, per cui ci sono delle società in cui questa cosa è accettata perfettamente, per cui non sei né un malandrino né un pazzo se usi queste sostanze. E quelle, e questo è ok. D'altra parte c'è un tipo di attività attraverso le sostanze che è considerata, tra virgolette, rivoluzionaria, che è considerata eversiva, che è considerata in qualche modo qualcosa di negativo, ok? Questo è, diciamo, sono i due grandi gruppi. Questa cosa in Occidente è ancora più forte, perché appunto il cristianesimo rifiuta di base appunto l'esperienza in prima persona. Il cristianesimo è una delle religioni che appunto ha creato questo tipo di rappresentante dell'autorità divina, che appunto è sacerdote, eccetera, eccetera, per cui tu
salvo in eccezionali casi in cui non possono farne proprio a meno, che sono appunto i grandi mistici che appunto hanno le visioni, San Giovanni della Croce, eccetera, eccetera, cioè tutti personaggi che in qualche modo vengono reinseriti nel grande corpo della Santa Madre Chiesa e devono per forza servire. Detto questo, non è un caso che poi i protestanti siano stati i primi a appunto a interpretare la Bibbia, a stampare la Bibbia, cioè perché i cattolici, come sai, vietavano assolutamente anche il fatto che potessi leggere la Bibbia in latino, sì, per sì. Cui era una cosa... Ok, detto questo, l'idea di base è che ci sono anche un momento in cui l'Occidente si è posto il problema che questa sostanza potesse in qualche modo rientrare in una serie di controlli sociali, cioè si è posto il potere, per cui famoso film, il Manchurian Candidate, se l'hai visto, quello lì, ok, non è tanto fiction, ma è realtà, insomma, ci sono stati personaggi in qualche modo lavorati in quel no, eccetera, eccetera, e questa cosa purtroppo non è finita, purtroppo sappiamo da documenti resi pubblici, sai che in America c'è questa legge che dopo un tot di anni devono. Allora, queste cose sono continuate, certo, l'LSD non è stato utile, cioè, l'hanno eliminato perché non era gestibile, se lanciavi dagli aerei, che ne so, sui campi di battaglia, ammesso che si usi ancora la guerra in quel modo, l'LSD non è detto che tutto questo fosse meglio che buttare l'iprite come nelle trincee della prima guerra mondiale, no? Cioè forse era meglio l'iprite perché magari lì veramente stendevi la gente. Detto questo, il problema è che hanno realmente investito una quantità di denaro veramente oscena per capire se questo LSD funzionasse o meno. L'ha fatto gli americani, l'hanno fatto anche i russi, la SPOFA, che è una grossa industria farmaceutica cecoslovacca, allora Cecoslovacchia, oggi è solo ceca, a Praga produceva l'LSD per il blocco sovietico, per cui anche lì usavano nel blocco sovietico per deprogrammare le persone, nei gulag usavano le sostanze psicoattive per deprogrammare le persone, per cui quando noi ci immaginavamo appunto le sostanze come forma liberatoria, in quel modo c'era anche un tipo di... in sé tu dici, cioè che basta che si usi la sostanza, allora certo, necessariamente... Sì, ok, vuol dire, ok, tutti quelli che hanno la barba sono simpatici perché sono in qualche modo bohemien. C'era anche questo, cioè sa che sino all'Ottocento la barba era considerato bohemian. Tutti quelli che si vestono con blue jeans sono in qualche modo amano la vita di campagna. Cioè, sai che intanto il catalogare è molto semplice, c'è questa illusione che basta uno strumento nuovo, un vestito nuovo, una canzone nuova per rendere delle persone in qualche modo qualificabili come qualcosa di moderno, rivoluzionario, eccetera, eccetera. Le sostanze sono servite, cioè in questo caso hanno creato molte illusioni, perché appunto potevano in qualche modo pensare che tutti quelli che fumavano erano in qualche modo aperti, possibilisti, a favore di una società solidaristica, una società in qualche modo evoluta. In realtà non è così, perché appunto abbiamo visto che nelle società in cui queste cose si usavano, tipo appunto i paesi classici del Nord Africa, era tutt'altro che paesi liberi e liberatori. Lo stesso